La CGIL di Teramo, nell'ambito dell'iniziativa del sindacato nazionale, ha organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Teramo contro l'autonomia differenziata di cui stanno discutendo le forze politiche. Una situazione che, se confermata, porterebbe, secondo il sindacato, ad una vera e propria autonomia delle diseguaglianze, portando di fatto a dividere il paese in maniera netta e definitiva, acuendo il divario da oltre un secolo esistente tra regioni del sud e del centro-nord. Noi siamo estremamente preoccupati di una discussione che non c'è nel Paese. C'è un problema di metodo e di merito rispetto a quella che è la cosiddetta autonomia differenziata, perché il Paese sembra che è camminato in questa direzione, però non c'è nessuna discussione. Noi riteniamo che l'autonomia differenziata, così come oggi è concepita, rischia di portare maggiori disuguaglianze nel Paese. Non abbiamo bisogno di questo. Qualora si volesse procedere in quella direzione, noi riteniamo che sia prima di tutto essenziale che si stabiliscono i livelli minimi di prestazioni dei vari diciamo, sistemi di servizio che ci stanno, a partire dalla scuola. Noi rischiamo di avere in pratica 20 sistemi di scolastici diversi. Non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di maggiori divisioni, abbiamo bisogno di un paese che sappia progettare il futuro, lo sappia progettare in maniera complessiva. Poi ci possono essere anche dentro una definizione puntuale di quelle che sono le prestazioni essenziali, noi possiamo anche immaginare come si valorizzi eventualmente la responsabilità e anche come si realizza l'efficienza, ma è un discorso successivo.